Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Vedo che c'è, si è collegato con noi Pietro Guastamacchia, che è a Odessa, dove questa mattina si sono udite delle esplosioni vicino al porto e, se ho capito bene, la regia mi dice che sono anche partite le sirene adesso ad Odessa. Che succede, Pietro? Buongiorno a tutti, non so se riuscite a sentire dal microfono, ma sono partite all'incirca 5 minuti fa di nuovo le sirene anti-attacco missilistico. Questa mattina è la seconda volta che partono e questa mattina già si sono sentite forti esplosioni verso le 9:30 italiane. In questo momento sono partite di nuovo all'incirca 5 minuti fa e probabilmente ci aspettiamo da un momento all'altro di udire nuove esplosioni. Stanno arrivando attacchi missilistici dal mare che potrebbero essere delle rappresaglie all'affondamento o all'attacco all'incrociatore Moskva, che è stato appunto colpito questa notte. L'incrociatore è stato colpito alle mie spalle nelle acque territoriali dell'Ucraina, ad alcune miglia di mare, nei pressi dell'isola dei serpenti, Snake Island, che era diventata molto celebre all'inizio del conflitto dopo che la marina russa l'aveva occupata. Visto che stiamo parlando peraltro di allargamento NATO, è importante menzionare che l'isola dei serpenti è a pochi chilometri non solo dalla costa ucraina ma anche dalla costa rumena e a pochi chilometri da una base NATO. L'affondamento di questa notte o il danneggiamento di una nave di questa notte ancora non è chiaro come si sia svolto, ma è chiaro che i russi hanno confermato che l'intero incrociatore è stato evacuato. Oltre 500 marinai sono stati portati in salvo su altre navi e l'incrociatore è stato fortemente danneggiato. Gli ucraini ritengono, confermano che sia stato danneggiato da due loro missili di tipologia Neptune sparati dalla provincia di Odessa, mentre i russi semplicemente non hanno dato informazioni sui motivi dell'incendio che si è scatenato a bordo. Molto interessante, per dire, insomma,